forever alone. Yeah. Poi un giorno senza preavviso mi ha detto che per una settimana non ci saremmo potuti sentire. Il suo portatile aveva preso un virus e doveva andare in assistenza. Aveva una voce strana però e aveva coperto la webcam con un pezzo di carta per non farsi vedere. Mi ha fatto una strana impressione, ma lì per lì non mi sono preoccupata tanto. Anzi, gli ho detto che lo avrei aspettato e che sarebbe stato ancora più bello rivedersi dopo tanto tempo. Romantico, no? Scusa, quello seduto, hai detto, sulla destra? Sì, lo so che la foto non è granché, ma ti dà un'idea del fisico della Madonna che ha. Ma quel grande scrigno con dentro un cuore che ha sul petto. Sì, è quello che immagini. Anche lui adora i Solitude. Pensa che l'ho conosciuto con il nickname Isolated Heart. Va molto fiero di quel tatuaggio. Grandioso. Un altro fan. È un motociclista, vero? Non è una moto, è un chopper. Comunque la mia storia adesso è arrivata quasi alla fine. La settimana è passata. 3 giorni fa mi sono collegata e ho scoperto di non essere più tra i suoi amici. Non riuscivo più ad accedere al suo profilo perché l'ha cancellato. Ho provato a chiamarlo su Skype, ma il suo numero non risulta più attivo. Come, scusa? Com'è possibile? E io che ho aspettato come una cretina per una settimana, ora voglio solo morire. Martina, però, aspetta, per amor di Dio, non dire così. Come puoi esserne sicura, eh? Come puoi? Insomma, magari il suo computer è ancora in assistenza. No, non risponde più neanche su MSN, mi ha bloccata. Ha bloccato il mio contatto, lo so. Io lo stavo aspettando, avevamo fatto questo patto l'ultima volta che ci siamo sentiti. Ora sono passati 10 giorni e lui ha deciso di bloccarmi per sempre. Ogni sera guardo le sue foto, rileggo le nostre conversazioni e piango. Ma ormai ho finito le lacrime e i miei occhi sono stanchi. No, Martina, ti prego, Dio mio, no. Zitta, aspetta. Ci sarà un modo per aiutarti, ti prego. Dimmi cosa posso fare. Forse qualcosa che puoi fare c'è, solo. Sono 2 notti che sto provando a scrivergli una mail. Una mail? Certo, ma certo, una mail. Questa mi sembra un'ottima idea. Ma non ci riesco. Ogni volta inizio, ma poi mi cadono le lacrime sulla tastiera, mi giro la testa e mi sento così stupida. Arrivato ad un certo punto decido di non salvare, chiudo Word e mi metto a piangere. Sarebbe inutile, non ha più senso provarci. No, non è possibile, Martina. Perché? Perché tu non dovresti provare? Ti risponderà di sicuro, vedrai, e ti spiegherà. Tutto si potrà aggiustare. Ricorda che tu hai il diritto di sapere perché lui si sta comportando così. E poi non dimenticare che te l'ha promesso. Una promessa vale più di 1000 parole. Sì. E poi, dalla foto si vede che è un ragazzo sensibile. Vedrai, Martina, che tutto si sistemerà e andrà bene. Ma io non ci riesco, non ce la faccio, non posso. Senti solo tu come inizieresti se dovessi scrivere una mail di questo tipo.